Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati, bentornati su Fallout New Vegas. Allora ragazzi, siamo qui per continuare un pochino con la storia, con l'avventura, quindi missioni principali, e dovremmo andare qui all'ambasciata della RNC e vedere l'ambasciatore Crocker. Poi che cazzo di nome che gli hanno dato, veramente ambasciatore, ci può stare un'ambasciata, però Crocker che cazzo di nome, e vedere un pochino che cosa vuole da noi, perché avrebbe delle missioni da darci. Dovrebbe essere di qua. Sì. Ok, vediamo un attimino, sempre se il caricamento giustamente non si porta alla ciolla. Allora, questa è l'ambasciata dell'RN. Allora, sto cercando l'ambasciatore. L'ambasciatore Crocker si trova nel suo ufficio, oltre la porta alla mia destra. Ok. Perfetto. Allora, noi siamo in compagnia giustamente di Rex, con il cervello migliore che gli potevamo dare, e di Boone col fucile da combattimento. Ancora dovremmo vedere di parlare con Boone per vedere se ci dice o ci dà qualcosa di particolare. Alla sua destra, ah, no, vero, alla sua destra era di qua. Io mi sono confuso, sono andato a sinistra, perdonatemi. Ecco, infatti giustamente c'è l'ambasciatore, mettiamo il tappeto tutto particolare, tutta la moquette vecchia e rovinata. Allora, ambasciatore della ciolla, venga qui. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Vorrei discutere con te di una cosa. E di che cosa? È una faccenda molto importante e sento proprio che sei la persona perfetta per questo lavoro. E beh, dipende. Ti ascolto. Sono sicuro che hai notato che la situazione è un po' tesa da queste parti, visto tutti i problemi fra l'RNC, la Legione e il Signor House. Non ci vuole un genio per capire che presto succederà qualcosa di importante. A dire la verità, l'RNC si trova in difficoltà, ma se falliamo ora, è la gente che ne soffrirà di più. Non voglio che ciò accada, e penso che nemmeno tu lo voglia. Ti ascolto, prosegui. A nord-est c'è un insediamento. I locali li chiamano Boomer. Stanno seduti su una pila di munizioni che per noi sarebbero inestimabili. Vorrei contattarli e fare tutto il possibile per convincerli ad aiutarci. Sfortunatamente i Boomer sono persone schive e diciamo che non amano particolarmente gli stranieri. Questo è il motivo per cui ho bisogno di una persona come te. La tua esperienza e la tua reputazione fanno di te la persona ideale per comunicare con loro. In cambio del tuo aiuto, riceverai completa amnistia per qualsiasi crimine contro la RNC, oltre a ulteriori benefici e vantaggi. Pensi di poterlo fare per me? Li troverò e ci parlerò. Lo apprezzo molto. Quando gli avrai parlato, vieni qui e... Ok, però abbiamo prima da notare che c'è un piccolo particolare che mi stava sfuggendo, e ci ho pensato proprio ora. Abbiamo prima una certa cosa fastidiosa da fare, quindi proseguiamo. Allora, dovrebbe essere nell'edificio con la cosa luminosa lì. Dobbiamo ammazzare Benny, prendere il Platinum Chip, eliminare il Signor House, e poi possiamo proseguire per parlare con i Boomer. Ai ai, a quanto lavoro da fare. Certo, ecco qua. Ok, tu tieni momentaneamente le mie armi. Io ora lo faccio fuori. No, Boone l'ha consegnato il fucile, sì. Ecco Benny. Brutto bastardo, figlio di... Non voglio nemmeno dire tua mamma, perché ebbe un po' troppo scomodo. Mi hai sparato in testa. Cosa diavolo? Rimaniamo sui binari giusti, eh. Mosse delicate. Delicate. Salve. Il tizio che tutti hanno visto entrare al Lucky 38 eri tu? Oh merda. Pare che tu debba aggiustare la mira. Il signor House vuole il Platinum Chip. Dammi un motivo per non ucciderti. Che tu debba aggiustare la mira. Ho colpito quello a cui puntavo. Sembra tu abbia del cervello. O è solo testa dura. In ogni caso, tesoro, questo è un bene. Forse posso finalmente dormire alla notte, sapendo che non eri morta. Che te ne pare se tu e io ci togliamo di torno e andiamo in un posto un po' più appartato? Risponderò a tutte le tue domande. E rispondere alle mie domande ora, non dopo. Voglio il Platinum Chip, lo voglio adesso. Cos'hai in mente? Tanto per cominciare, ti invito nella suite presidenziale, la migliore che abbiamo. Meriti un assaggio della vita da VIP. Certo, perché mi fermo qui giù per un t'ammazzo. Po' perché non si noti niente di insolito, quindi vengo da te. Qualsiasi domanda tu abbia, risponderò, garantito.
Lorenzo, a due condizioni, manda via le guardie e andremo insieme alla suite, subito. Se questo è quello che ci vuole per ottenere la tua fiducia, è quello che ci vuole. Seguimi. Ecco. Devo poterti ammazzare... Non avvicinarti troppo al signor Benny. Con tranquillità, sai, proprio... Voglio stringere le mie manine attorno al tuo collo delicato, come dici tu, delicato. Così, sai. Giusto perché... Voglio poterti strangolare piano piano, fino a vedere la luce abbandonare i tuoi occhi. Dove sei finito? Eccoti. Allora, aspetta un secondo Ora lì. Ora che abbiamo un po' di privacy, devo chiederti una cosa. Come mai sei ancora al mondo? Diciamo che è stata fortuna e chiudiamo la faccenda. Un security mi ha disseppellito e un medico di Guspin ha fatto il resto. Ci vuole più di un paio di pallottole in testa per... Diciamo che è stata fortuna e chiudiamo la faccenda. La fortuna per i perdenti, tesoro. Qualcuno ha manovrato la faccenda. Una volta in piedi, come mi hai trovato? Sembra che tu abbia perso qualcosa a Boulder City. Mostra bene il suo accendino. E pensare che consideravo quella scatola di sassi un portafortuna. Ironia della sorte. Direi che ci siamo annusati abbastanza come prima volta. Dimmi da che parte soffierà il vento. Mi chiedo perché non dovrei semplicemente ucciderti. Ho delle domande, molte. Se pensi che possiamo lavorare insieme, ascoltiamo la tua offerta. Se puzzi come maiale Benny fuori dai piedi, parliamo più tardi. No. Ho delle domande, molte. Tu hai delle domande? Io ho le risposte. Prima le cose importanti. Parlami del Platinum Chip. È il vantaggio di House, tesoro. Letteralmente. È quello che serve a House per portare la sorte in suo favore. Il chip è mio, dammelo. Tesoro, frena l'entusiasmo. Il chip appartiene a chi sa usarlo. Ovvero a me, non a te. Avrai la tua fetta di torta e sarà golosa. Ma il chip rimane a me. Cosa offri? Mi hai aiutato e fra non molto i presidenti domineranno tutta Vegas, giusto? Con forza robot sufficiente a sostenerli. Tu ti becchi una bella fettina golosa di torta. Ma finché non arriva quel giorno, ti darò uno stipendio e i bonus per le missioni speciali. Come ti suona? Solo che tu non mi darai missioni speciali perché vorresti solo uccidermi, quindi... Prima le risposte, poi deciderò. In quale altro modo posso ragguagliarti? Allora, voglio sapere delle fazioni che si... Sì, è un mondo complicato là fuori, te lo dirò apertamente. E beh, parlami del signor House. È un bel tipo con cui fare affari sfavillanti. O meglio, lo era, finché non ha smesso di brillare. Fu un'idea di House far risuscitare la strip. Reclutò le tre famiglie come forza lavoro, ci insegnò come creare i casinò. Trattò con la RNC. Niente di tutto ciò di persona, bada. Ha fatto tutto parlando attraverso i suoi Securitron. Ma ultimamente... Un silenzio di tomba. I robot ritirano la parte di House dei guadagni ogni settimana e la vita continua. Non è esattamente leadership come la intendo io. E beh, cosa rende così speciali i Noi cavemen? Andiamo forte, tesoro. Sappiamo come si fa. La gente viene a noi a imparare come spassarsela. Fra le tre famiglie siamo gli unici con il cuore e il savoir-faire di gestire la strip da soli. Cosa pensi degli Omerta? Una tribù di spioni. Sono dei degenerati, nessuno escluso. Ascolta attentamente, hanno un piano. Come lo so, lo fanno sempre. Cosa sai della White Glove Society? Personalmente, mi fanno innervosire. Non avrei creduto che fosse possibile, ma sono troppo educati. Se non è un disturbo qui, e si figuri là. Non mi fraintendere, quel resort è veramente eccezionale. Ma una voce dentro di me mi dice non andare in cantina. Sono cannibali, ci credo. Allora, dammi notizie sull'RNC. Una nazione di ficcanaso che cercano di entrare a forza nel nostro affare. Beh, siamo forti anche noi e siamo anche furbi. L'unico motivo per cui la RNC non ha mandato all'aria i nostri piani è che ha un po' paura di House e molta paura di Caesar. Se la RNC batte la legione a Overdam, questa si rifarà su di noi e si prenderà la strip. E noi non abbiamo forze sufficienti a batterla. Non ancora. Nel frattempo è tutto ciò che tiene a bada la legione di Caesar. Inoltre i soldati e i cittadini della RNC sono i nostri clienti migliori. È complicato. L'RNC sono gli unici in grado di poter dare un futuro concreto a tutti, quindi... Parlami della legione di Caesar. Il peggio del peggio. Una tribù di sfigati degenerati guidati da un idiota. Crocifiggono la gente per sciocchezze. Fanno fuori intere città. La RNC l'ha battuta alla diga 3 anni fa, ma questo non li ha fermati. Nel frattempo si sono impegnati per rafforzarsi. Cercherà di prendere di nuovo la diga, molto presto.
E ci riesce. La Vegas che conosciamo cesserà di esistere. E beh. Allora, cambiamo argomento. C'è altro... Voglio sapere delle fazioni che si... Fammi capire il tuo piano. A grandi linee, cambio di gestione. L'aspetto cruciale sono i Securitron. Devo trovare il modo di controllarli e di potenziarne la capacità di tiro. Prendo tutti e due i piccioni con una fava. Vegas può difendersi da tutti quelli che arrivano. La RNC, la legione di Caesar, non importa. Cosa ti fa pensare che ci riuscirai? E vuoi commettere un omicidio per fare in modo che ciò accada? Tesoro, capisci il livello di questo gioco? Quel che ti ho fatto era orrendo. Ma se credi che House, la RNC e Caesar non uccideranno per mettersi in tasca Vegas, ti ho veramente fatto saltare le cervella. Capisco il tuo punto di vista. È un gioco, e come tale deve avere vincitori e vinti. Io preferisco essere fra i primi. E tu? Cosa ti fa pensare che ci riuscirai? Tesoro, le quotazioni sembrano a nostro sfavore, ma è solo perché non abbiamo finito di truccarle. Non tirerò il dado finché non abbiamo finito. Ho imparato molto lavorando con House. Era un tipo che faceva faville. Ho ancora molto da imparare, ma piano piano ci sto arrivando. E beh, nessuno nasce imparato. C'è altro? Allora, voglio sapere delle... Cosa offri? Come ho detto, una volta che i presidenti gestiscono Vegas, avrai una percentuale. Affare fatto. Jackpot, tesoro! Lo sapevo che ci saremmo capiti. Ecco una prima parte del tuo stipendio. Non spenderla tutta in un posto. E la suite è tua per tutto il tempo che vuoi. Quando puoi iniziare, vieni a trovarmi nel piano del casinò e programmeremo la prossima fase di questo affare. Grande! E se io ti parlo ora? C'è altro che volevi sapere? Voglio sapere delle fazioni. Tesoro, sei tu che comandi. Nel frattempo, goditi gli agi. Un momento, Benny, perché io già lo so ora che cosa succede. Sì, mi date i tappi e tutto, ma mi devi dare il Platinum Chip, che ti piaccia oppure no. Oggetto, lancia granate. Bravo Rex, bravo. Ah, e mi prendo pure la sua pistolina. Mi dispiace Benny, mi dispiace. Veramente, tanto, tanto mi dispiace. Però già sapevo che tu saresti sceso sotto e per cui sarebbero saliti giustamente le guardie a farmi a pezzi. Allora, qui ci dovrebbero essere anche un tantino, a parte le cose che sono saltate all'aria come niente, di cosine interessanti per quanto riguarda più che altro... Steampack, queste cacchiate qui. Non c'è un cacchio a parte una rivista. O forse ricordo male io. Un pochino di tappi. Ok, qui c'è il bagno con niente. No, niente di niente. Ok, allora ce ne possiamo andare ad ammazzare il signor House. Gli occhi del potente Caesar ti osservano. Egli ammira le tue imprese. Tutti i crimini. Ok, sì, mi inviti. Se questa è una trappola, trascino molti di voi con me. Di nuovo tu, come hai fatto a trovare? Dì a Caesar che accetto il suo invito. Perché? Ok, ma tanto non verrò mai, quindi buonanotte. Allora, dov'è il fucile che avevo equipaggiato? Fucile d'assalto, dove caspita è finito? Ecco. Era questo, sì, perfetto. Allora, è quindi chiaro che la RNC è l'unica che può dare un futuro a New Vegas e ai suoi abitanti. C'è veramente tanto lavoro da fare qui. Ok, dobbiamo ammazzare il signor House, però prima vorrei un attimo parlare con Boone. Allora, Rex, aspetta qui. Boone, parlami un attimo. Quel ragazzo Benny era un'opera d'arte. Parla, siamo fuori legge. Una domanda da fare. Parlami di te. Se vuoi, non fa proprio per me. Che cosa vuoi sapere? Arrivederci. Aspetta, non hai proprio... Che cos'è? Niente di particolare. No. E allora, aspetta non qui. Non mollerò. Attendetemi qua proprio un momento preciso, quando faccio fuori il signor House e arrivo subito. Ok.
Qui c'è il signor House. Ora eliminarlo non sarà facile, giustamente. Mi dispiace, signor House, non è nulla di personale, ma ti devo giustamente togliere dalla ciolla. Ovviamente, già lo sapete pure voi, ragazzi, Security trovano bene anche così, per quello che la RNC deve fare con New Vegas. Quindi, signor House, vieni fuori. Ora t'ammazzo, ma proprio male, male, male. Però prima voglio vedere cosa hai da dire. Saresti stato un dittatore peggio di Hitler. Perché hai fatto questo? Secoli di preparazione. Così tante cose positive distrutte. Non c'era niente di positivo. Non mi piaci, semplicemente. Idiota! Lasciare personalità. Compromettere il futuro dell'umanità. Ah, che stupidità! No, non c'è stupidità. Semplicemente è ora di morire, signor House. Non potrei controllare niente, ma ti lascerò vivere. Ti rimetterò a posto come un... No, è ora di morire. Che ci sia un inferno per te. Un tartaro tetro eterno. No. Ma che, non lo colpiamo? Ma che bug allucinante. Che bug allucinante, veramente. Come l'abbiamo ridotto male. L'abbiamo ridotto veramente male. Mi dispiace, signor House, però il futuro di Vegas con te sarebbe stato quello di un dittatore. E non va bene. Ok, ora che abbiamo eliminato il signor House, altro non ci resta che fare un po' di strada per arrivare dai boomer. Ok, allora, siamo già vicini. Dobbiamo solo arrivare lì giù. I boomer, per chi se lo sta chiedendo, vi prego di perdonarmi se ogni tanto mi zittisco, ragazzi, però oggi ho un po' di mal di gola. Dicevo, i boomer sono una fazione un po' particolare di New Vegas. Di loro su Fallout 2 si sente accennare da un NPC in un dialogo, niente di più. Sono gli abitanti di un vault che giustamente sono seduti su un'enorme pila di munizioni e che sparano a chiunque provi ad avvicinarsi alla base aeronautica di Nellis, dove loro si sono insediati. Niente di più, niente di meno. Diciamo che con la storia principale non c'entrano molto, li potremmo anche ignorare o eliminare, però in questo caso fare le loro missioni non sarebbe tanto male. Questo chi è che vuole? Fermo là, amico. È meglio che ti calmi un po' o salterai in aria come gli altri idioti che pensavano di venire a ficcare il naso nel territorio dei boomer. Ora che ho ottenuto la tua attenzione, saresti interessato a un'informazioncina? Dovrai pagare qualcosa in cambio. Puoi parlarne con me con la suola dei miei stivali. Ehi, datti una calmata. Te lo dirò. Ho fatto un po' di soldi con il gioco da... Guarda, solo perché mi stai proprio... sul cazzo proprio. Così, ti ammazzo. Sì, proprio. Gioco d'azzardo, tutte cose illegali, non si fanno. Non si fanno, non si pubblicizza il gioco d'azzardo. Quindi, crepa. Oh, allora, stavo dicendo. Ora qui ce la dovremmo fare di fretta, perché incominceranno a bombardare appena supereremo questa macchina. Io qui, di norma, me la faccio sempre così. Corro, tanto gli steampack e le borse mediche ce le ho. Corro e mi sbrico. Con che calo di FPS il gioco non me lo sta dicendo. Ecco. Apri il cacchio di coso. Borsa del dottore. Steampack, via. Loro giustamente bombardano, perché non sanno fare altro. Di nuovo, borsa del dottore e steampack. Ed eccoci arrivati. E ora qui non ci bombardano più, giustamente, perché siamo arrivati nel punto in cui loro non attaccano. Quindi ora dovremmo poter tranquillamente parlare con loro. Ok, l'ingresso è proprio qui. Spero di poterli aiutare effettivamente a fare tutta la missione con loro e reclutarli, perché i loro cannoni farebbero la differenza. Allora, sono qui. Resta là, non muoverti. Come diavolo hai fatto a sopravvivere a quel bombardamento?
che è abbastanza semplice. Correre, nascondersi, correre, il segreto sta nell'attempismo. Non affrontare tutti questi rischi per ascoltare le tue stupide domande. Sei almeno umano, un qualche tipo di mutante. Muovi un muscolo adesso e ti farò saltare in mille pezzi. Va bene, non sono venuto per attaccarti, Quindi resta dove sei. Rachel sarà qui a momenti. Inizierò da qui. Sono Rachel, maestro d'armi per Nellis. Madre Pearl, la nostra anziana, desidera parlarti. Ok, fai strada. Stammi vicino e attenzione a come ti comporti. Sì, tranquilla. Ovviamente al solito caricamento, vediamo. Benvenuto, tesoro. Te la sei presa comoda, non è così? Proprio. Ho aspettato per più di 5 anni che un estraneo arrivasse a farci visita. Beh, se li fate saltare in aria tutti. Come posso esserti di aiuto? Voglio dire che stavi aspettando me come una profezia o qualcosa del genere? Profezia? Ti sembriamo una massa di religiosi imbecilli? Beh, spiegherebbe i proiettili usati a collana. Un selvaggio estraneo, scusa, si presentasse alle nostre porte prima che uno di quegli eserciti là fuori venisse a bussare. Proprio così. Madre Pearl sa che si prepara una tempesta. I tempi stanno cambiando. Potrebbe essere il momento di cambiare anche per noi. Almeno un po'. Come posso esserti di aiuto? Oh, in tantissimi modi. Iniziamo dalle cose più piccole. Così potremo abituarci ad avere un estraneo. Sì. Se dovesse andar bene, allora magari potrai darci una mano anche con le cose più importanti. Vedremo. Come possiamo fidarci l'uno dell'altro se hai intenzione di mantenere dei segreti? Devi tenere presente che sei il nostro primo contatto con il mondo esterno da quando ero a malapena diventata una donna. Quindi 18 anni. L'isolamento ci ha mantenuti al sicuro. Ma il mondo intorno a noi sta cambiando. Luci al neon, robot di pattuglia, soldati. I più giovani pensano che riusciremo a tenere il mondo lontano con le nostre pistole. Ma io credo sia necessario lasciare che entri almeno un po', o soccomberemo. Ebbè, questo e è vero. Un po' di mondo sei tu, tesoro. Benvenuto a Nellis. Da dove potrei cominciare? Hai scelto un ottimo momento per passare di qui, perché abbiamo moltissimi problemi. Possono dirti tutto i giovani della tribù. Rachel potrebbe avere bisogno di aiuto con quegli insetti. Il dottor Argyll ha dei feriti da curare, mentre a Loyal e Jack potrebbe servire una mano per delle riparazioni. Beh, 100 in riparazioni, quindi. Potresti andare a trovare Pete al museo e ascoltare la storia della nostra gente. Non dovrai far altro che ascoltare. Fai come vuoi. Puoi aiutarci o meno. A te la scelta. Ma spero tu possa dimostrare ai giovani di qui che non tutti gli estranei sono da eliminare. E beh, ok, e allora credo che momentaneamente ci possiamo fermare qui, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere e poterci migliorare. Detto questo, da Valfer Games è tutto, alla prossima!